Buongiorno, ci scusiamo per il ritardo che è stato dovuto alle tantissime domande che i giornalisti hanno fatto alla baronessa Scotland. Distinguished guests, dear students, dear colleagues, good morning. On behalf of the rector, Professor Marcello Fontanesi, and in my role of pro-rector for international affairs, it is indeed a great pleasure and a privilege for me to welcome the Honorable Baroness Scotland of Ashtel at the University of Milano Bicocca, together with Simonetta Agnello Hornby. Miss Patricia Janet, Baroness Scotland of Ashtel, is here today to share with us her experience and tackle an important issue we all have to be aware of, domestic violence. If you don't mind, I will continue in Italian with some information on your career. Continuerò in italiano. La baronessa Scotland, ex guardasigilli del governo laburista, dal 2011 fondatrice e presidente della Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence, si è instancabilmente dedicata a questa importante missione per tutto il periodo del suo incarico di governo. Patricia Scotland ha iniziato la sua battaglia a 21 anni, dopo aver seguito in qualità di avvocato tirocinante il suo primo caso di violenza domestica ed ha proseguito la sua battaglia alacremente durante il suo incarico al Ministero. Reducing domestic violence is one of the proudest achievements of Baroness Scotland's career. Il calo della violenza domestica, che si traduce in un minor numero di decessi, è sicuramente uno dei risultati di cui la baronessa Scotland è maggiormente orgogliosa. Fino a 15 anni fa, ogni anno in Gran Bretagna 120 donne venivano uccise dal loro partner e una donna su quattro era oggetto di violenza domestica nel corso della propria vita. La Gran Bretagna ha ora il più basso numero di omicidi in ambito domestico degli ultimi 10 anni. Now UK has the lowest number of domestic homicides for 10 years. And as you all know, this is not just a phenomenon of the United Kingdom, it is a global phenomenon which affects your society, no matter what class, race, religion, culture you belong to. Non si tratta di un fenomeno limitato alla Gran Bretagna, bensì di un problema globale che riguarda la nostra società, senza distinzione di classe sociale, di razza, di religione, di cultura. Negli Stati Uniti, per esempio, una donna su tre viene fisicamente o sessualmente abusata nel corso della propria vita. In tutto il mondo, ogni anno, milioni di donne subiscono violenze fisiche e psicologiche da parte del marito o del partner. Questo significa che tutti noi conosciamo almeno una vittima di violenza domestica, che sia nostra madre, sorella, amica, collega, vicina di casa. Le donne si ribellano raramente, vittime della cultura sciovinista maschile, che le ha condizionate e relegate per secoli ad un ruolo secondario. Women seldom rise as the result of the male chauvinist culture, which has conditioned and relegated women in a role of secondary importance for centuries. Ci sono molti tipi di violenza domestica nel mondo, ma con un denominatore comune. A tutte le latitudini, la violenza è manifestazione di relazioni di potere impari. Assistiamo tutti i giorni ad episodi di violenza contro le donne e i bambini, dove l'esercizio del potere sfocia in abusi e gravi crimini spesso sottovalutati, crimini che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze. Non dobbiamo dimenticare che la violenza domestica rappresenta un altissimo costo per la nostra società, sia in termini sociali che economici. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 afferma che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Since 1949, the Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights declares everyone has the right to life, liberty and security of person. Ciò non di meno, 65 anni più tardi, assistiamo a fenomeni sempre più frequenti di violenza domestica e di genere, un grave problema di sicurezza e di violazione dei diritti umani. Le donne sono vittime di stupri, mutilazioni, trafficking, delitti d'onore, stalking, accesso limitato ai servizi pubblici e all'istruzione. I'm a doctor and I often compare domestic violence to a disease.
Violence can show different symptoms, not only the awful violence that, like an epidemic, leaves a trail of blood behind. Violence can also be shifty and distasteful, a cancer that undermines our society. But it is not an incurable disease, and we must find treatments and effective diagnostic tools. Io sono un dottore, mi viene spontaneo paragonare la violenza domestica ad una malattia che può mostrare diversi sintomi. Può essere come una terribile epidemia che lascia una scia di sangue dietro di sé, ma può anche essere subdola e nascosta, un cancro che mina alle basi la nostra società. Ma non è una malattia incurabile. Possiamo e dobbiamo combatterla con cure e strumenti efficaci. Quanto tempo è passato da quando il marito di Filomena la picchiava in mezzo alle strade, è vero, avvocato Hornby? Più di 60 anni. Ma fino a pochi anni fa le donne italiane difficilmente denunciavano quanto accadeva tra le mura domestiche, non si rivolgevano alla polizia né chiedevano aiuto ai servizi sociali. Adesso stanno lentamente aumentando le denunce grazie alle nuove leggi, alle reti di assistenza, alla maggiore consapevolezza. Ma le cifre sono ancora troppo alte. Lo scorso anno 127 donne sono state assassinate e dall'inizio del 2013 sono già stati perpetrati più di 50 femminicidi, non ultimo il terribile episodio di Fabiana, la sedicenne di Corigliano Calabro, che è stata bruciata viva. Associazione Valore Donna e Centro Democratico hanno recentemente presentato una proposta di legge che mira a inasprire le pene per lo stalking e per l'omicidio a sfondo affettivo. Due giorni fa la Camera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa su prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio del 2011. Questi sono stati anche i temi dell'incontro di due giorni fa a Roma tra la baronessa Scotland e l'onorevole Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati. Ma c'è ancora molta strada da fare. Servono reti integrate di avvocati, giudici, servizi sociali che possano intervenire e intervenire rapidamente. Le vittime di violenza hanno bisogno di assistenza e supporto immediato e questo spetta alle nostre istituzioni. Anche la scuola e l'università giocano un ruolo fondamentale in questa lotta. Istruzione, dialogo, consapevolezza sono armi indispensabili contro gli abusi e questo spetta a tutti noi. Education dialogue, awareness is an irreplaceable weapon against abuses. Once more, I wish to thank our distinguished guests, Baronessa Patricia Scotland and Simonetta Agnello Hornby, for being here today, and a special thank to our colleague, Professor Marina Calloni, who is always the forefront of the battle for gender parity and against any kind of abuse. Thank you very much for your attention. E adesso porto i saluti, oltre che del rettore Marcello Fontanesi, che ha appena incontrato la baronessa Scotland in rettorato per la sigla di un accordo tra l'università e la sua fondazione. Vi porto i saluti della professoressa Carla Facchini, direttore del Dipartimento di Sociologia, della professoressa Francesca Zajcic, che è delegata del Sindaco di Milano per le pari opportunità, e della collega prorettore per le pari opportunità Carmen Riccardi. La collega Carmen Riccardi si rammarica moltissimo per non poter essere qui oggi a condividere con noi questa giornata, ma si trova a Lisbona per un impegno internazionale che non poteva, a cui non poteva rinunciare. Lei è responsabile scientifico del Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere, un centro che si chiama ABCD e che tra i promotori di questo incontro. E siamo quindi molto contenti di avere qui con noi la nostra ospite baronessa Scotland e l'altra nostra ospite è l'avvocato Simonetta Agnello. E adesso darei la parola alla professoressa Calloni per una sua introduzione, prima di lasciare la parola alla... Grazie, io vorrei dire soltanto due parole. So, Honorable Baroness Patricia Scotland, distinguished colleagues, students and guests, ladies and gentlemen, it's an honor for me to introduce to have Baroness Scotland of Ashdal here, and also welcome Mrs. Simonetta Agnello Hornby,
I thanks also the Deputy Consul General of the British Consulate in Milan, Mrs. Elsa Einardottir, for coming. Now I switch to Italian and thanks Lorraine for the translation. La baronessa Patricia Scotland, come diceva la collega La Vitrano, ha firmato oggi un importante accordo tra la fondazione da lei fondata, cioè la Eliminate Domestic Violence Global Foundation, chiamata EDVGF, l'Università di Milano, ed è un onore per me essere ambasciatrice in Italia di questa fondazione. Quindi assicuro tutta la mia capacità in questo. Ma è importante anche collaborare assieme per progetti e attività, soprattutto scambiando esperienze e metodi utili per contrastare un fenomeno che l'ONU ha dichiarato essere una questione di proporzioni endemiche globali, perché riguarda le relazioni quotidiane e le relazioni della prossimità. La metà delle donne, come abbiamo detto, sono soggette a questo, soprattutto perché una violenza sessuale è una violenza psicologica, economica, perpetrata da familiari. Ecco allora che noi vogliamo oggi qui avere l'opportunità di introdurre, di presentare, di chiarire qual è il metodo coronato di successo che la baronessa Scotland ha introdotto. E vorremmo anche affiliarci alla Coalition Against Domestic Violence, creata dal One Peace Day, che è un'associazione importante, oltre che della fondazione di VGF, che è riuscita già ad avere un numero di 280 milioni di persone in questo. Quindi coalizioni di questo tipo sono importanti. Abbiamo appunto la professoressa La Vitrano, ha già detto breve note sulla biografia della Baroness Scotland, e soprattutto io vorrei sottolineare la sua certezza adamantina che le cose nel mondo si possono cambiare se si è uniti. Together we can, come lei ripete. La violenza può essere eliminata e il male, proprio perché il male è quello più intimo e quindi passa attraverso le nostre vite. Quindi oggi ci presenterà il metodo che è il frutto non di teorie, di speculazione, ma di pratiche che è riuscita ad accumulare nel corso degli anni attraverso la sua vita, attraverso soprattutto il fatto di essere stato un avvocato e poi un ministro che andava nelle carceri e si accorgeva che perpetrators, cioè abusatori, avevano avuto storie di violenza, che anche le donne nel carcere avevano avuto storie di violenza. Quindi da 30 anni si occupa di questo, nata nella Repubblica Dominicana, è la decima di 12 figli in una famiglia in cui gli elementi centrali erano l'educazione, la solidarietà e il rispetto. Questo è fondamentale perché la famiglia è la grammatica della giustizia e del rispetto. Abbiamo appunto dei grandi record di questa donna, anche prima donna nera a essere nominata nel Queen's Council e poi alla Camera dei Lord, eletta nel primo governo Blair, sottosegretario al Ministero degli Interni con delega al sistema della giustizia penale, dove ci parlerà, ha cambiato il sistema. Anche è stata anche promotrice del Crime and Victims Act e nel 2007 ricoperto per la prima volta dopo 700 anni è diventato appunto procuratore generale per l'Inghilterra, il Galles, l'Irlanda del Nord, e cioè General Attorney. Nel 2005, abbiamo detto, fonda la Corporate Alliance Against Domestic Violence, perché uno degli elementi cruciali è l'importanza del ruolo dei datori di lavoro nel contrastare la violenza domestica. Quindi questo è uno dei punti fondamentali che in Italia, per esempio, non abbiamo mai trattato. E quindi è importante anche un'alleanza perché siano in questo importante. Abbiamo quindi attualmente anche un'ultima ricerca dell'UK Peace Index, che è stata una ricerca internazionale, ha indicato che il metodo Scotland contro la violenza domestica è stato uno degli interventi che hanno contribuito maggiormente a livello mondiale al mantenimento della pace, quindi maggiori risultati conseguiti. Io voglio anche sottolineare, perché molti noi parliamo della legge spagnola come una delle leggi migliori in Europa, ecco, la Baroness Scotland è stata una delle ispiratrici, ma non soltanto, ha anche dato le sue idee, il suo cuore soprattutto, alla Convenzione di Istanbul del Consiglio dell'Europa, cioè quindi come qualcosa che deve essere praticamente usata. Allora,
Noi, per noi italiane, baronessa, è una questione sempre più diventata cruciale, prima ancora che si dibattesse in Parlamento la questione della ratifica. Noi abbiamo statistiche che si riferiscono al 2006, l'Istat, l'Istituto Nazionale, a breve emetterà una nuova ricerca che avremo. Quello che possiamo dire è che il maggior numero di persone, delle donne uccise nel 2012, erano morti annunciate. Erano morti annunciate perché nel 47,2% dei casi avevano denunciato il pericolo in cui andavano incontro, ma soprattutto anche del fatto che non era stato calcolato dal punto di vista dei servizi sociali, dei tribunali, degli ospedali, la gravità del rischio che queste donne correvano. Quindi è importante anche verificare l'elemento del rischio, quindi se poi ci vorrà parlare anche del MARAC e così via. Allora, una delle questioni che penso che sarà importante che lei, magari la sua esperienza, ci parli, è naturalmente cosa noi in ambito universitario, scientifico, didattico possiamo fare per la sua fondazione, cercando appunto poi in futuro di anche stabilire una collaborazione più chiara, ma soprattutto anche le domande che penso il pubblico, studenti, associazioni, colleghi, è come possiamo applicare il suo metodo all'interno della situazione italiana, dove abbiamo già per l'accoglienza delle vittime, ma soprattutto la questione economica. Come lei sa, anche nell'incontro fatto con Boldrini, una delle questioni che abbiamo trattato riguardava la questione economica, cioè in un momento di spending review, di crisi, una delle questioni centrali è come possiamo, come lei dice, lavorare in staffetta per fare in modo che i conti tornino senza gravare, ma soprattutto senza fare in modo che questi diventi una scusa per non mettere in pratica, dopo la ratifica, siamo obbligati questa violenza. Quindi io penso di interpretare un po' le domande e quindi soprattutto anche come devono essere accompagnate le vittime, l'importanza dei datori di lavoro e così via. Io penso che è fondamentale, quindi sono molto grata che lei ce ne possa parlare, soprattutto vedere come è applicabile al caso italiano, anche per poter fare un piano comune con la sua fondazione, e cioè di come si può fare in modo non solo per cambiare la violenza strutturale insita nelle istituzioni, nelle agenzie, ma far cambiare la mentalità degli operatori quando lavorano insieme, ognuno per le proprie competenze. Quindi come cambiare le mentalità, gli immagini di sopraffazione, perché ovviamente la violenza si riperpetua nelle menti non solo degli uomini, ma anche delle donne. Nella prima educazione sappiamo che è fondamentale. La lotta alla violenza di genere ci ha mostrato la possibilità di concepire i diritti umani non soltanto in senso formale, non sono leggi, non sono puri articoli vuoti, bensì i diritti umani che nascono dalla vita di tutti i giorni sono utopie concrete, speranze radicate nei contesti quotidiani, nella certezza che qualcosa si deve cambiare di fronte ai terribili fatti della violazione. Quindi eliminare la violenza domestica si può insieme. Yes, together we can. Buongiorno. That's all the Italian I know. Can I just have an indication of how many people in the room speak English? Just raise your hand. Ah, magnifico. What I will try and do is I'll try and speak slightly, slowly and clearly. If anyone in the room doesn't understand anything and would like it to be interpreted, we have the most fantastic interpreter with us here, Lorraine, and she'll be more than happy to indicate what I've said. So if there is anything that you want interpreted, can I ask you to just put up your hand, and then we'll know that we need to slow down and ask her to say something. And just to make sure everyone understands that, I'll ask Lorraine to say it again. Allora, la baronessa vi ha chiesto di alzare la mano se chi parla l'inglese, però dice chi non lo parla per niente,
C'è qualcuno che non lo parla per niente? Sì. Ok, quindi dice, penso per risparmiare tempo, lei parlerà più lentamente, per cui chi conosce abbastanza l'inglese magari la segue, ma desidera che tutti capiscono, per cui io che mi chiamo Lorraine sono ben lieta di tradurre ogni volta se necessario, e lei chiede che quando finisce una parte che si alzi la mano chi vuole la traduzione, in quel caso lo faccio, se no, no, ok. The first thing that I'd like to do is to thank each and every one of you for coming today to listen to this talk. I particularly want to thank Marina, who has agreed to be the acting ambassador for my foundation, the Eliminate Domestic Violence Global Foundation. I would like to thank the university for showing the foresight and the commitment to face this issue and to link arms with me. I would particularly like to thank my great friend and colleague, Dr. Simonetta Aniello Hornby, because although she is one of the most, I believe, wonderful Italian writers and is celebrated, she has a much, much more important characteristic. And that is, she's one of my dearest friends. And she has been my compadre, my companion through the last 30 plus years in dealing with the issues of domestic violence, particularly as it affects children. And I want to thank her publicly because she has shown great generosity of spirit with Fontanelli, the publishers, by publishing a book, which I hope everyone here will buy, about domestic violence. And both they and she have said that every single penny raised from publishing this book will go towards assisting us to create an associate body, if we can, if appropriate, to EDV Global Foundation here in Italy. So every penny, every euro will go towards saving a woman and a person of domestic suffering from domestic violence life. So I want to thank her for that generosity of spirit, but I also want to thank all of you because I know each and every one of you will now buy the book. I'm thanking you too because whether you appreciate it or not, by coming today, by talking about this issue, by sharing what we are going to speak about with others, you will absolutely save a life. And people are always slightly taken aback by that, that I am so confident that you will save a life. Because what saves lives is helping people to understand that domestic violence is a reality. It affects, in my country, the United Kingdom, 1 in 4 women, 1 in 6 men, and between 750 and 950,000 children every year. In 2003, when I became Minister for Criminal Justice and Law Reform and Offender Management, I looked at the issue of crime in my country. It was my responsibility. And I was also given the responsibility for domestic violence. Tony Blair was very kind to me. He gave me 2 very small problems. One, he said I had to reduce crime in the country significantly. Second, I had to eradicate domestic violence, something which, of course, had been done by many people before. So these 2 small tasks were given to me in 2003. And what I did to start off with is to look at the nature of crime in our country. And I discovered that 25% of all violent crime was domestic in nature. 120 women were being killed
every year. That meant two or three women every week. Of those two or three women who were dying every week, two-thirds of them had children, two or three children. When we looked at the impact on children of living in domestic violence homes, we found that their educational attainment was lower than the average. Their mental health was adversely affected. Their physical development was reduced, and they were overrepresented in all the figures of dysfunction. That's mental illness, sexual abuse and violence, alcoholism, drug addiction, and crime. When I looked at who I had in my prisons, and I went first to the women's prison, I found that 89% of the women in our prisons had a history of domestic violence or sexual abuse prior to becoming involved in crime. Many of them had entered crime and had been involved in acquisitive crime, that's theft. And when you looked at why, often it was because they had mental health issues flowing from abuse and difficulty they'd suffered in their lives. They had alcohol issues, they had drug issues. Some of them had been inveigled into prostitution and had been trafficked. And we saw that if we could intervene in those women's lives when they were victims, we could significantly reduce the likelihood of them becoming involved in crime. Then when I looked at who I had in the juvenile estate, we had their children. Two-thirds of the children in the juvenile estate came from dysfunctional homes in which domestic violence was key and in which they had suffered from being removed from their family because more than 50% of them came from care. Then when I looked at who I had in my male estate, I had the perpetrators of the domestic violence on the women who were in the prisons and the children who were in my juvenile estate. But when you looked at the history of those men, more than two-thirds of them had themselves, when children, been brought up in homes where domestic violence was a feature. So we had a circle. And those who were domestically abused within the home often were violent and angry to others outside the home. So the nexus was clear. The next thing I thought, therefore, we better do is to look at what was being done across the country by everybody in order to address the issue of domestic violence. No one's put up their hands. Should we ask for an interpretation now? Would you like that? Don't forget to wave if you want me to stop. Dice non dimenticare di alzare la mano se volete che mi fermi. Faccio un riassunto comunque. Particolarmente ringrazio tutti di essere venuti, particolarmente Marina Caloni, la professoressa Marina Caloni, che ha accettato di diventare ambasciatrice della Fondazione Globale contro la Violenza Domestica. Grazie all'Università per l'impegno che ha preso di unirsi con noi. Grazie alla mia grandissima amica Simonetta Agnello Hornby, che oltre ad essere una grandissima scrittrice impegnata, è anche la mia carissima amica. Sono più di 30 anni che lavoriamo insieme contro la violenza domestica, soprattutto con i bambini. Grazie a Feltrinelli, che ha accettato di pubblicare questo libro della Simonetta e della professoressa Caloni, dove tutti gli introiti andranno a combattere la violenza domestica. Ogni centesimo, ribadisco, aiuta a creare questa fondazione, e quindi incoraggio tutti a comprarlo. Grazie a voi che venendo
parlandone, condividendo quel che sentirete oggi, aiutate la gente a capire che la violenza domestica è una realtà che nel Regno Unito colpisce una donna su 4, un uomo su 6 e tra i 750.000 e 950.000 bambini ogni anno. Nel 2003, quando ero ministro della giustizia penale responsabile della riforma della legislazione, il carissimo Tony Blair mi ha dato due piccoli compitini da fare, due piccoli lavori. Mi ha detto: uno, deve ridurre la criminalità; due, deve eradicare la violenza domestica. Due cosettine da niente. Allora, ho pensato, bisogna vedere, capire prima la natura del crimine. Abbiamo visto che il 25% dei crimini violenti avevano a che fare con la violenza domestica. 120 donne l'anno, ovvero due o tre alla settimana, di cui due o tre con due o tre figli venivano uccisi. La conseguenza della violenza sui bambini portava a un calo nella resa scolastica, nella salute mentale, problemi fisici, eccetera. Poi sono andata a vedere nelle prigioni chi erano i detenuti, prima le donne. L'89% di queste donne erano vittime di violenza domestica o crimini sessuali prima di entrare in contatto col sistema penale. Magari rubavano perché avevano problemi di salute mentale, magari erano state portate alla prostituzione perché avevano delle dipendenze che derivavano dalla violenza subita. Sono andata a vedere i giovani, chi erano. Molti di questi giovani erano stati tolti dalla famiglia per la storia di violenza alle spalle. Oltre il 50% erano ragazzi che erano stati rimossi dalle famiglie. Poi sono andato a vedere gli uomini, gli aggressori. Anche loro, due terzi di loro, erano cresciuti in un ambiente di violenza. Quindi c'era un cerchio completo, gli abusati che diventavano a loro volta aggressivi anche fuori casa. E quindi sono andata avanti col mio procedimento di vedere cosa si faceva o no, di cosa si faceva in questo momento. Sorry, maybe we should do short a bit, because there are some people. So the next stage was to undertake an audit of all the institutions, entities, charities who were already engaged in addressing the issue of domestic violence. Quindi la prima cosa da fare è fare un audit di tutte le enti, le istituzioni, le ONG che operavano nel campo della violenza domestica. I was the chair of the Interministerial Group on Domestic Violence. And one of the things that therefore we were able to do as ministers, and every department was obliged to send a minister to my interministerial meeting, what we were able to do was to identify how much it was costing us as a government to deal with these issues departmentally on our own. E quindi abbiamo fatto questo audit tutte le istituzioni, le ONG eccetera che operavano sulla violenza domestica. Io ero presidente del gruppo interministeriale sulla violenza domestica. Avevamo l'obbligo, abbiamo fatto l'obbligo che ogni ministro ogni mese dovesse mandare, doveva venire personalmente alla riunione, e così abbiamo potuto identificare i costi al governo della violenza domestica per ogni ministero. So I think it's important to say that although everyone talks about it here as the Scotland method, and I chaired the interministerial group, I was really dependent on the commitment and hard work of all my departmental colleagues. It took all of us working together to make this difference. And having a critical mass of female ministers who were able to work energetically with all the male ministers made a huge difference.
Vorrei dire, si parla tanto qui del metodo Scotland, ma vorrei sottolineare l'importanza dell'impegno e del lavoro di tutti i miei colleghi. Tutti insieme abbiamo potuto fare la differenza, e poi la massa critica delle donne, ministro, che c'erano, che sono state molto energiche con gli uomini, ministro, ha fatto sì la differenza. And therefore I was very excited when I spoke to and had a meeting with Laura Baldini, because I think you now have also a champion for these issues. Per me è stato molto stimolante avere occasione di conoscere la Presidente della Camera, Laura Baldrini, perché là avete sicuramente una campionessa dei diritti umani. We undertook, Patricia Hewitt undertook an economic assessment of how much domestic violence was costing our country, and we discovered it was costing us £23 billion a year. 3.1 billion was public sector, governmental spend. 2.7 billion was the economic cost to business. And 17 billion was the cost of pain, injury, loss, and suffering. So we were already spending a phenomenal amount of money on this issue, but we were spending it very, very badly. E abbiamo quindi potuto valutare l'impatto economico, il costo della violenza domestica in 23 miliardi di sterline l'anno. Questo erano 3,1 miliardi di spese del settore pubblico, 2,7 miliardi il costo economico alle aziende e 17 miliardi in pagamenti per perdite, sofferenza e per le ferite. Quindi questa è una cifra fenomenale che si spendeva già, ma veniva speso molto male. So having done the needs-based assessment, having done the audit and then doing a gap analysis, we put together a strategic action plan to bring about change based on partnership and working together. Quindi dopo aver fatto l'analisi dei bisogni, l'analisi dei costi, abbiamo visto cosa mancava, abbiamo potuto mettere insieme un piano strategico per lavorare in cooperazione tutti. And that wasn't just in government, it was with business, it was the third sector, charities, individuals, philanthropists, entrepreneurs, anybody who was interested and or working in this field, we planned and involved. We changed and honed the definition of domestic violence. We put together an action plan so everybody knew the contribution they had to make. And together, we were able to reduce domestic violence between 2003, as I've mentioned, to 2010 by 64%. And that's how we saved the £7.1 billion a year in terms of economic cost. The cost to business was reduced from 2.7 billion in 2003 to 1.9 billion in 2010. But there is and remains so much more to be done. In the United Kingdom, we've halved the homicide rate, which is something that I understand from the Peace Initiative has been done nowhere else in the world. But I'm absolutely convinced that what we did in the United Kingdom can be done elsewhere. Because in 2006, I went with officials and colleagues to speak to our colleagues in Spain. And Spain adopted a very similar method. They improved the legislation. We were able to tell them all the things that we did wrong. Now, we were able to say they could repeat our mistakes if they wished, but they might choose to avoid them.
Allora, abbiamo, dopo aver fatto l'analisi bisogno, costi, eccetera, abbiamo visto che il governo, le aziende, il terzo settore, i singoli, i filantropi, gli imprenditori, chiunque era interessato o già impegnato contro la violenza domestica potesse lavorare sulla questione. Abbiamo sviluppato una nuova definizione della violenza domestica, abbiamo sviluppato un piano d'azione strategico dove tutti sapevano quale fosse il loro ruolo e cosa dovevano fare. E così dal 2003 al 2010, come abbiamo detto, abbiamo ridotto del 64% la violenza, un risparmio di 7,1 miliardi di sterline all'anno. Per le aziende si è tradotto la spesa si è ridotta da 2,7 miliardi a 1,9 nel 2010. Devo dire c'è ancora tanto da fare. Abbiamo ridotto il tasso di omicidi del 50% nel Regno Unito. Credo siamo stati i primi a avere questo risultato, però si può farlo anche altrove. Nel 2006 sono andata in Spagna con dei miei colleghi, loro hanno adottato il metodo imparando anche dai nostri errori. Noi abbiamo detto potete migliorare quello che noi abbiamo fatto. They chose not to repeat our mistakes, but to build on what we had done, and they reduced domestic violence homicides in Spain by 25% in 4 years. Now, I am confident that anything a Spaniard can do, an Italian can do also. Together, we can make a difference if we choose. By the time I left government in 2010 as Attorney General, we had reduced crime to the lowest level it had been in our country since 1981. We had halved homicides. We had improved the criminal justice system's response. We had trained judges, prosecutors, policemen, lawyers, doctors, taxi drivers, locksmiths, educationalists, basically anybody who moved in order to make the difference that we made together. We still have many challenges. We introduced specialist domestic violence courts, independent domestic violence advisors, and we built action plans all over our country. But there was a direct correlation between the areas in which we had the fully implemented model with the multi-agency risk assessment approach and those where we did not. In all the areas where we had the full model implemented, the death rate fell. The level of grievous bodily harm, actual bodily harm, harm to children fell. In those areas where we did not have the fully implemented model, we did less well. So we know that the model works. And the multi-agency risk assessment approach was vital to the change because we had to agree on a definition of domestic violence that we all understood. We had to then identify the role that each agency and entity would play. And we then had to implement the actions which would bring into being a safety net for those victims who were identified as being at most acute risk. A high-risk case is a case where the victim is at risk of grievous bodily harm or death. And by intervening early in those cases, before the women and the children and the men were killed, we were able to save many, many lives. So we know it works because we see what happens when we have this methodology in place. But we also, I'm afraid, tragically see what happens when we do not.
E la Spagna, che ha scelto di non ripetere i nostri errori, sono riusciti a ridurre gli omicidi collegati alla violenza domestica del 25% in 4 anni. E io sono sicura che quello può fare uno spagnolo, lo può fare senz'altro anche un italiano. Insieme possiamo fare la differenza se scegliamo di farlo. Ribadisco, nel 2010, quando io ho lasciato il governo, la criminalità era a livelli minimi dal 1981, avevamo ridotto gli omicidi del 50%, avevamo riformato il sistema penale, e avevamo formato i pubblici ministeri, i giudici, i docenti contro la violenza domestica, addirittura i tassisti, i fabbri che cambiano le serrature, le case, gli educatori, tutti, chiunque venga coinvolto nella violenza domestica va formato. Ci sono ancora molte sfide e abbiamo introdotto dei tribunali specializzati nella violenza domestica, abbiamo introdotto la figura dell'Independent Domestic Violence Advisor, che è un consulente che affianca la vittima e la rappresenta, abbiamo implementato dei piani d'azione in tutto il Regno Unito e abbiamo visto, statistiche alla mano, una correlazione diretta tra dove i MARAC, che sono queste agenzie multidisciplinari dove c'è la rappresentanza di tutti gli attori coinvolti, dove sono implementate al 100%, il tasso di mortalità di lesioni gravi è disceso moltissimo. Dove abbiamo una copertura solo parziale non è successo questo, quindi sappiamo che funziona il sistema dei MARAC. Siamo riusciti a raggiungere una definizione congiunta e condivisa di cos'è la violenza domestica, identificare i ruoli, implementare le azioni, creare una rete di sicurezza, in particolare per chi ha rischio più alto. Abbiamo definito chi ha rischio più alto è la persona che corre il pericolo immediato di lesioni gravi o di morte. Il fatto di fare un intervento tempestivo ha salvato molte vite, quindi abbiamo saputo col successo che funziona e purtroppo anche dove non è implementato abbiamo visto le conseguenze tragiche del non agire. Now, when I left government in 2010, I hoped that this methodology would continue in my country in a way that it had been embedded during the time when we were in government. Now, for many reasons, which we don't have to go into today, it hasn't continued in quite the same way. However, we have retained the specialist domestic violence courts, the multi-agency risk assessments, the joint working across the agencies, and it is still reducing the level of domestic violence in our country, although tragically, for the first time since 2003, between 2010 and 2013, the figures have started to rise again. So we know the impact of not implementing the model in full. Every death cost me, as Criminal Justice Minister, if you're only interested in money and you don't really care very much about human rights or dignity or any of those issues, if you're only interested in money and fiscal issues, every death cost me, as a Criminal Justice Minister, £1.1 million. So when in 2003 50 women died in London, 49 women, I beg your pardon, 49 women in London, that represented £50 million to the criminal justice system. When I left government, that number had been reduced to 5. So that's £5.5 million. So if you only care about money, you need to ask people to think about those figures. Quando ho lasciato il governo nel 2010 speravo che le cose continuassero nel Regno Unito come prima.
E, purtroppo per molti motivi di cui non parlerò non è esattamente uguale, però abbiamo ancora i MARAC, abbiamo ancora i tribunali specializzati, gente che lavora insieme, si lavora ancora contro la violenza domestica. Mi rincresce vedere che tra il 2010 e il 2013 c'è stata una leggera risalita nelle cifre, per cui vediamo l'impatto di certi tagli. Comunque io, quale Ministro della Giustizia Penale, mi posso rivolgere a chi pensa anche solo al denaro, chi non si interessa dei diritti umani, chi ragiona solo in termini di costi. La violenza domestica costava al sistema penale 1,1 milioni di sterline ogni morte. Nel 2003 c'erano 49 morte a Londra, che fa quasi 50.000 sterline spese dal sistema giudiziario. Nel 2010, quando io ho lasciato, ci sono state 5 morti, quindi 5,5 milioni di sterline spese. Chi ragiona solo in termini di soldi può vedere da solo la differenza. So I wanted to share what we had learned in government with countries all over the world, because I believe that what we had achieved in the United Kingdom could be achieved in every country, and we could reduce the level of domestic violence, particularly to women and girls across the world, significantly. The figure, as many of you all know, is still 1.3 million people. One in three women across the world. Now, at EDV, we believe that domestic violence can be reduced by raising awareness of the issue, confronting people with the reality of the situation. And we therefore have put effort into a really assertive campaign, forging partnerships, such as the partnership we're forging here with the university. And we've partnered with the non-governmental organization Peace One Day. And on the 21st of September, we're going to have a global event in The Hague. Last year's event had Elton John, Tandy Newton, Jude Law, both those last two are ambassadors, at a great concert in London in the O2 arena. This year, we're going to The Hague on the 21st of September. And we have together formed this coalition against domestic violence globally that I spoke to you about. And we have managed to reach over 280 million people. 235 organizations have joined in over 92 countries who are now participating in our Reducing Domestic Violence Global Coalition. And I hope the university here will join as well. Cambridge and Bournemouth University and a number of universities are already members in our country. But all of you as individuals can also be members of this Reducing Domestic Violence Coalition. And I hope each and every one of you will join us. It's very easy, www.peaceoneday.org. The address I gave to you earlier. Now, I'm sorry I've spoken for so long, and you must be very tired of hearing my voice, but I'd very much like us to be able to have a conversation. And I thank you very much indeed for saving all the lives that you will save by virtue of the fact that you came today. Io desidero adesso condividere le nostre esperienze con tutto il mondo, l'esperienza del Regno Unito con tutti. La violenza domestica si può ridurre per le donne e le ragazze soprattutto. Come sapete, la statistica, una donna su tre nel mondo diventa vittima. Si può ridurre la violenza domestica aumentando la conoscenza del fenomeno, facendo delle campagne molto forti, formando partenariato, per esempio questo con l'università.
Abbiamo organizzato con l'ONG Peace One Day dei concerti che hanno tantissima pubblicità. L'anno scorso a Londra c'erano Elton John, c'era Jude Law e Thandi Newton che sono ambasciatori per la nostra fondazione. Quest'anno, il 21 settembre, ci sarà questo concerto a Laia e quindi vogliamo che tutti attraverso queste cose possa essere raggiunti. La coalizione contro la violenza domestica ha raggiunto finora 280 milioni di persone, hanno aderito 235 organizzazioni in 92 paesi. L'Università La Bicocca spero che possa essere un partner nel tempo, come l'Università di Cambridge, l'Università di Bournemouth in Inghilterra. Voi come individui, come singoli potete aderire. Il sito è www.peaceoneday.org. Adesso scusatemi, penso che sarete stanchi di sentire la mia voce, preferirei avere una conversazione, uno scambio adesso. Grazie in anticipo a tutti voi per le vite che salverete grazie al fatto che siete venuti oggi. Ha parlato Patrizia. Ok. Adesso l'avvocato e scrittrice appunto Simonetta Horby, che conoscerete per i suoi romanzi e anche per dei libri sul cibo che hanno un valore anche di tipo legato anche al benessere comune, ed è coautrice del libro che abbiamo scritto che è il male che si deve raccontare. E quindi Simonetta adesso spiegherà un po' meglio anche soprattutto anche la parte che lei ha curata come avvocato e soprattutto le sue domande, come sarebbe stato diverso se veramente il metodo Scotland si fosse stato applicato. Grazie mille. Io non ci vedo bene, sto in piedi, tanto sono corta e ci arrivo. Dirò poco perché avete sentito tanto e vi dirò quello che è importante per me di sapere su questo progetto, su quello che ha fatto Patrizia e quello che potete fare voi. Tutti mi dicono: è impossibile in Italia creare una cosa simile a quella inglese. Noi italiani siamo diversi, tutto va male. Sono arrivata in ritardo qui perché due giornaliste mi dicevano: ma bisogna cambiare la legge, che leggi ci vogliono? Non ci vuole nessuna legge per fare quello che Patrizia ha fatto, ci vuole solo la buona volontà e il coraggio di credere in noi stessi. Un po', io sono una siciliana, sono anche inglese, sono anche italiana, perché dall'Inghilterra sono entrata in Europa e dunque in Italia. In quanto io ho lasciato la Sicilia nel 67, quando la televisione da noi c'era da 5 anni, ed è la televisione che ha fatto l'Italia. Per cui che ben venga la televisione in tutto e per tutto, perché aiuta a comunicare. E dunque, la violenza è dovunque, in tutte le classi sociali, ma sfortunatamente in Italia è maggiore nelle classi sociali vostre, delle persone educate, colte, con una laurea, con un impiego. È uno dei dati più scioccanti che abbiamo imparato. E la violenza è tra i bianchi e i neri, tra gli emigranti e la gente del luogo, tra i religiosi e i non religiosi, eccetera, è dovunque. Cosa fare contro questa violenza? Cominciare dal cercare di accettare che c'è, da non chiudere gli occhi quando c'è una persona che può essere vittima di violenza. Vediamo delle ferite, vediamo dei lividi, vediamo un comportamento di una donna diverso o di un uomo diverso. Io come avvocato ho avuto degli uomini vittima di violenza, non lo credevo. Non immaginavo come una donna possa ferire un uomo che è di 40 centimetri più alto. Esiste. Esiste ed è nascosta, perché ovviamente hanno paura, perché nessuno crede in loro. E anche quella è una cosa a cui dobbiamo pensare. In questo libricino che ho scritto con Marina Calloni,
ho parlato dei casi di violenza delle mie clienti e non dei miei clienti, perché come avete sentito non c'è dubbio che le maggiori morti, il maggiore danno è alle donne. E l'ho parlato per farvi vedere i miei errori, dove io ho sbagliato nel mio comportamento di avvocato esperto e ho sbagliato lo stesso. E ho aggiunto in questo libro una lettera che mi ha scritto un giovane avvocato dello studio che io ho fondato, Hornby & Levy, e che ho venduto 10 anni fa alle mie socie di allora. Una giovane ragazza che lavora sempre nel campo della violenza e comunica la tristezza di un lavoro che sembra che non risolva mai niente e la speranza che continua. E una delle cose più commoventi che ha scritto è che è questa: incoraggiare le vittime a ribellarsi non è affatto un compito facile e non c'è una risposta immediata al problema. Alcune continuano a vivere con l'aggressore senza sapere che potrebbero ottenere un allontanamento cautelare per liberarsene. Altre non conoscono l'inglese e o sono tenute costantemente sotto controllo dall'aggressore e non sono in grado di allontanarsi da casa per cercare aiuto. Per cui non pensate che in Inghilterra tutto è bello. Patrizia ha cambiato tantissimo. Speriamo che il governo conservatore non porti troppo indietro e non ci riuscirà, perché le cose che Patrizia ha fatto oramai fanno parte della cultura, delle buone pratiche inglesi e c'è lei che lotta. Per cui non abbiate paura di tentare dal piccolo, non siate disfattisti. Noi italiani abbiamo questo difetto di essere disfattisti. Non sappiamo fare questo, il peggior paese del mondo in questo e in quello, ma siamo i migliori in altro. In realtà siamo come tutti gli altri. In più, io credo, c'è questo grande calore umano nell'italiano. Sarà la nostra curiosità nei fatti degli altri. Sarà che forse ci piace la vita, mangiamo meglio e siamo più pronti a condividere con gli altri. Ma io sono convinta che potete fare come gli inglesi, e forse più degli inglesi. Meglio non si sa mai, ognuno deve fare il suo percorso sulla violenza. Il suo percorso che significa non costringere la vittima a sentirsi inferiore anche a noi, le donne che sappiamo meglio e diciamo a loro cosa fare. Trattarle con rispetto se decidono di tornare dall'uomo che è stato violento con loro, anziché dire, come dicevo io alle mie clienti: ora che abbiamo tutto quello che ci ha potuto dare il giudice, ora che lei è protetta, se torna da quello, io non la riprendo come cliente, se ne occuperà quel giovane avvocato che ha meno esperienza di me, io sono meglio. Altri clienti meritano me. Me ne vergogno quando lo dico, come me ne vergogno quando ho capito che infliggevo un'altra ferita a quelle clienti. Ma seguivo la moda, ho fatto male, la colpa è mia. I rifugi a volte non accettano la donna che torna da loro più di 3 volte. La gente è insofferente delle persone che noi aiutiamo e non soddisfano il nostro desiderio di essere celebrate come brave samaritane. C'è tanto di brutto nell'umanità e c'è tanto di brutto anche di chi vuole essere buono. Io dico sempre: è brutta la donna che si sente buona, come brutto l'uomo che si sente buono, perché non lo è. Quello che dobbiamo fare è cercare di fare del bene senza aspettarci né del bene a noi né la ricompensa per quello che noi pensiamo sia un'opera che ci rende migliori degli altri. Detto questo, vi parlo un po' del libro. Nella introduzione parlo del metodo di Patrizia. È difficile parlare bene come lei, ma lei lo sa questo. Comunque ho tentato. Sarebbe stata lei a scrivere l'introduzione. Abbiamo scritta insieme in inglese, poi l'ho tradotta in italiano,
poi l'ho ritradotta in inglese per dirle quello che avevo tolto e poi silenzio per due giorni. Ci ho detto: Patrizia, se la faccio io ti pare meglio? Grazie, sì. Noi abbiamo sempre lavorato insieme a meraviglia, però l'ha controllata. E poi parlo dei casi dei miei clienti, casi che vi spiegano i tipi e come arrivano queste persone e come a volte uno si comporta male anche da avvocato e com'è la vita di queste persone. Ho saputo da chi lo ha letto che è rimasto scioccato. Significa che si sa poco in Italia di questo. In Inghilterra sappiamo di più sulla violenza perché l'abbiamo identificata prima, non per altro. Ho poi parlato di come le mie clienti che sono state uccise e quelle che forse sono state uccise, io non lo so, avrebbero potuto essere salvate dall'introduzione di quello che ha fatto Patrizia e soprattutto dall'unica nuova creatura portata in questo mondo dal metodo di Patrizia, la Independent Domestic Violence Advisor, questa persona, l'unica spesa extra che c'è nel progetto di Patrizia, l'unica in un progetto così sconvolgente e rivoluzionario. Perché volevo farvi pensare che anche voi potete farlo senza leggi, non c'è bisogno del Parlamento, non c'entra il Parlamento in questo. L'Italia ha firmato tutto quello che deve essere firmato per fare questo. Ci vuole la volontà del comune, delle ASL, dei medici, degli insegnanti, di tutti gli assistenti sociali, di altre organizzazioni a secondo di chi sono gli individui, le organizzazioni che si occupano dei disabili, tutti gli aspetti del comune per fare questo che risparmia denaro, come è stato dimostrato, e lavorare insieme, perché in realtà nel campo del far bene agli altri c'è maggiore divisione che nel campo di far male agli altri, perché non siamo un esercito. Noi siamo indipendenti e ci bisticciamo. Io ho fatto parte dei movimenti di liberazione della donna in Inghilterra perché ho vissuto lì. Le fazioni crescevano costantemente. Qui la stessa cosa precisa. E soprattutto si parla, si parla, si parla, si marcia, si marcia, si marcia e fa bene camminare. Però non si fa. E io vi chiedo di fare, comincio dal dirvi di comprare il nostro libro perché i guadagni vanno alla bicocca. Ed è importante questo, è importante perché da questo libro vedrete tutte le cose sbagliate che ho fatto, i nostri pensieri, e vedrete da quello che ha scritto Marina come sono le statistiche, come la metodologia, cioè offre questi due aspetti. E se non volete fare niente, ed è vostro diritto fare niente, coloro di voi che sono insegnanti, vi pregherei di incoraggiare i giovani a venire. Mi intristisce che non ci sono. È qualcosa su cui dovete lavorare e dobbiamo lavorare anche noi, io per prima. Perché la gioventù è il futuro. Sono quelli che sono soggetto di violenza oggi. In Inghilterra, prima di partire, leggevo una statistica paurosa che nei rapporti tra i ragazzi tra i 13 e i 17 anni la violenza è presente più di prima. Rapporti di amore, si pensa. E vi chiedo di, se non voler far nulla, ed è vostro diritto non far niente, guardate la donna vicino a voi al lavoro, guardate le persone che forse sembrano avere dei segni che qualcosa non va, e offrite la vostra amicizia, un sorriso, una tazza di caffè. Non entrate nel pieno di quello che ha da dire perché è troppo forte e perché non è giusto dare speranze che poi non sono portate a compimento e presto. Però siate vicini, perché a volte basta questo. Io ho avuto una piccola cliente che mi ha detto una cosa commovente. Lei era una ragazza che era stata abusata e come tante tornano da grandi ad avere un abusatore, lo sappiamo. Telefonava in ufficio e parlava ogni tanto con la segretaria che è rimasta la stessa. Non ci diceva niente. Un'altra volta è venuta da noi e ci ha detto che il suo compagno, era suo marito, era violento.
abbiamo ottenuto per lei il procedimento che ha allontanato l'uomo da casa, non si è più fatta sentire. Poi mi ha chiamato dicendo che voleva che andassi a mangiare da lei, non c'ero mai andata. Dicevo, ci sarà questo marito che mi fa la faccia tanta. E ho portato, anziché il mazzo di fiori, dei cioccolattini in borsa, così dico scappo, anziché essere colpita. E il marito non c'era, c'era un compagno. Dopo pranzo lei lo ha mandato via e mi ha detto, volevo ringraziarla per avermi dato la libertà di tornare da mio marito e lasciarlo, perché quando lei ha lasciato lo studio le ho detto, non ha importanza quello che fai, puoi anche tornare da lui, è tuo diritto. E così forse riusciremo a dare dignità alle donne che si sentono di non averne, perché sono vittime di violenza. Riguardo agli uomini è un discorso troppo complicato. Grazie. E ringraziamo molto l'avvocato Hornby di questo intervento appassionato, direi. E vorrei dirvi che il sindaco Pisapia, attraverso la nostra collega Zajcic, che è il suo delegato per le pari opportunità, intanto saluta le nostre ospiti, ma diciamo, ci fa sapere che c'è un grande interesse suo personale dell'amministrazione di Milano per l'esperienza inglese. Milano sta cercando di lavorare in questa direzione, promuovendo momenti di confronto tra i tanti attori che si trovano a lavorare sul terreno della violenza, la magistratura, medici e ospedali, forze dell'ordine, associazioni e avvocati. Questi incontri stanno portando alla redazione di un protocollo in cui i diversi organismi condivideranno alcuni metodi di lavoro, con l'obiettivo, tra gli altri, anche di organizzare una banca dati attualmente mancante. Oltre a questa sperimentazione sono stati messi a punto momenti di formazione rivolti in particolare alle forze dell'ordine. In questo quadro è stato costituito un nucleo specializzato soprattutto nella gestione di situazioni di stalking. Un'altra importante strategia riguarda l'aspetto culturale, cioè rendere il più possibile noti i luoghi e i numeri telefonici delle associazioni e dei centri che si occupano di violenza delle donne. È tanto? È poco? Siamo solo all'inizio di questa difficilissima guerra per combattere in modo davvero efficace un fenomeno che si fa sempre più drammatico anche tra i giovanissimi. Proprio per questo però è importantissimo conoscere ciò che di buono e di meglio altri fanno per migliorare la nostra azione. Mi auguro che in questa prospettiva ci possano essere momenti di confronto più diretto con l'amministrazione comunale della città di Milano. E qui direi buon lavoro a tutti quelli che si occupano di questi argomenti. E grazie quindi anche a nome del sindaco Pisapia. Adesso se c'è qualcuno che ha qualche domanda, sono disposti a rispondere. Abbiamo il microfono, siamo in streaming, quindi abbiamo un microfono. Signora Anna, abbiamo un microfono a gelato, per cortesia. O altrimenti sul podio. Sì, buongiorno. Una domanda pratica. Io sono una giornalista, sono anche una donna che si occupa all'interno della Commissione Pari Opportunità del Comune di questi temi attraverso gruppi di lavoro che abbiamo. Volevo sapere una cosa molto pratica. Questo Independent Violence Advisor, come si chiama, questa specie di tutor che segue le donne che denunciano violenza, credo, che avete detto che è l'unica, come dire, figura istituzionale, anche l'unico costo probabilmente pubblico che è stato istituito in Inghilterra. Quanti sono e dove operano? Presso quali istituzioni
si trovano, come fanno le donne a, a essere assistite in questo modo? Grazie. Shall I stand up? That might make it easier, mightn't it? Independent domestic violence advisors came basically from the non-governmental agencies. Many of them were individuals who had been working in the field of domestic violence for many years. We had mainly female independent domestic violence advisors, but there were male domestic violence advisors also. They were specifically trained in order to walk with the victim through the process that the victim would go through in trying to leave the perpetrator. We have independent domestic violence advisors now in most areas of our country. But one of the most difficult things has been that the money to continue their work has become more reduced. And that's a very dangerous thing, because the independent domestic violence advisors were the key to unlocking the effectiveness of the other resources we used. Allora, la grande maggioranza delle IDV, i consulenti indipendenti, provengono dal campo, vengono da organizzazioni non governative che lavoravano già da anni nel campo della violenza domestica. Sono soprattutto donne, ma ci sono anche uomini. Hanno tutti avuto poi una formazione specifica per accompagnare le vittime passo passo in tutto il processo che devono fare per riuscire a lasciare i propri aguzzini. Ci sono questi IDV nella maggior parte delle zone, copre a livello territoriale l'Inghilterra. La cosa più difficile è proprio la questione del finanziamento. Questi vengono ridotti, e questa è una cosa pericolosissima, perché proprio l'elemento del IDV che è la chiave per aprire l'efficacia delle altre risorse che abbiamo. The independent domestic violence advisors are the linchpin between all the agencies who participate in the multi-agency risk assessment. So some of them are in the hospitals, in the accident and emergency issues, because they are able to be the first port of call. Some of them are attached to the specialist domestic violence courts. Some of them will be placed in the local authority. So what will happen is in every region, in every area, they firstly make an assessment as to who is going to participate in the multi-agency risk assessment conference. And the independent domestic violence advisor is the coordinator. So if I'll give you an example. A victim may disclose first to the school. Maybe she goes to the woman who takes the children's names when they come in, and she speaks to her. And because that woman has been trained, and because that woman knows the way in which the multi-agency risk assessment approach works, she may alert someone else that this may be a woman who is now at high risk, because we have all agreed the factors that we will look for to identify a high-risk case. Any member of the multi-agency risk assessment conference can then instigate a conference being called, and they will identify the independent domestic violence advisor if it's a high-risk case. That advisor will then meet the individual victim.
and will be responsible for reinforcing the messages, the help, the support that the victim needs, and will walk with that victim through all the processes to upwards of 3 months, so there is continuity. It's been very important because many victims, irrespective of their background, if they're a duchess or the wife of a dustman, they experience the same level of pain, dysfunction, disbelief, and disorientation. So it can be very important to have someone by your side, available to you, to reinforce what has been said and to help you better understand the plan. So the independent domestic violence advisor does not necessarily have to be in one place. It will be determined where that best place may be. And hopefully, as it develops, there will be a number of independent domestic violence advisors. The most important thing is the partnership. And many of the independent domestic violence advisors were, in fact, originally domestic violence victims themselves. So they understand the reality of what surviving domestic violence means. And they are people who've often worked in an NGO and then been specifically trained to perform this quite delicate task. Allora, è importante capire che l'IDV, il consulente indipendente, è proprio il perno fra tutte le diverse agenzie in questa conferenza multidisciplinare dove si valutano i rischi. Può trovarsi dentro un ospedale al pronto soccorso, può essere il primo punto dove si identificano dei casi. Alcuni sono dentro i tribunali specializzati sulla violenza domestica, alcuni sono dentro i comuni. Ogni regione valuta quali agenzie parteciperanno al MARAC, che sono queste conferenze appunto dove si trovano tutte le agenzie. E l'IDV è il coordinatore tra tutte queste agenzie. Per fare un caso, può darsi che una vittima riveli alla scuola, che parli di qualcosa con la bidella della scuola. La bidella che è stata formata conosce come funziona il MARAC, fa un approccio a qualcun altro dicendo: ma questa persona qua potrebbe essere ad alto rischio. Tutti dentro al MARAC conoscono quali sono i fattori per identificare l'alto rischio. Chiunque di questa conferenza può convocarlo, si riuniscono insieme al IDV, identificano se questa persona è o meno ad alto rischio. Se decidono che lo è, immediatamente il consulente indipendente si incontra con la vittima, rafforza i messaggi, accompagna la persona in tutti i passi, che può essere per una durata di oltre 3 mesi, e bisogna capire che tutte le vittime soffrono gli stessi sensi di incredulità, di disorientamento, che siano una duchessa o la moglie di un netturbino, hanno gli stessi problemi, hanno bisogno di qualcuno che li accompagni, che gli dia forza, che li aiuti a capire cosa possono fare. Quindi il consulente indipendente non è necessario che sia in un certo posto, dipende dalle esigenze. Io spero con lo sviluppo del sistema ce ne siano più di uno. E quel che conta è il partenariato, il partnership, e che tutti lavorano insieme. Molte di queste consulenti sono ex vittime, che persone quindi che capiscono cosa vuol dire sopravvivere alla violenza domestica, magari da quello sono passate a lavorare per le ONG, lì hanno ricevuto la formazione per diventare consulenti indipendenti. There are 150 specialist domestic violence courts across our country at the moment, although I have to tell you there is some concern that some of them may close, which I am fighting very hard indeed. The multi-agency risk assessment conferences, there are about 250 MARACs operating across England, Wales and Northern Ireland. And there are about 700 independent domestic violence advisors currently in the UK. I hope
My ideal would be to have an independent domestic advisor in every town across our country, and to have more than one dependent on the needs identified in that area. Because there are opportunities to have independent domestic violence advisors attached to schools, to businesses, to health authorities, and to local authorities, dependent on the identified number of potential victims. So this is a methodology which is very successful. Ci sono 150 tribunali specializzati nella violenza domestica nel Regno Unito. Devo dire che attualmente c'è preoccupazione che qualcuno possa rischia la chiusura. Ci sono 250, io lo sto combattendo fermissimamente. Ci sono 250 conferenze MARAC che operano in Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord, e ci sono circa 700 consulenti indipendenti nel Regno Unito. Il mio ideale sarebbe arrivare ad avere un consulente per ogni città, anche più di uno secondo le esigenze, e ci potrebbe essere un consulente nella scuola, nell'azienda, nell'ASL, nei municipi, a secondo il numero di potenziali vittime che si identifica, ed è un metodo che funziona. Posso dire due cose, scusi, solo perché la cosa mi coinvolge molto. Sono un'operatrice di un centro antiviolenza qui di Monza e mi dispiace che la notizia di questo incontro non sia arrivato a tutti i centri antiviolenza, perché credo che stiamo lavorando nella stessa direzione. Il libro l'abbiamo direi divorato e ci siamo trovate d'accordo su quasi tutto quello che viene detto. Il problema credo che sia, cioè sostanzialmente volevo solo dire due cose: la formazione, l'importanza della formazione e la, anche noi siamo arrivati a introdurre per esempio tutta una serie di, come posso dire, di elementi nei colloqui con le donne che si rivolgono a noi per la valutazione del rischio. La prevenzione, quindi fare progetti di formazione nelle scuole con gli insegnanti, la costruzione di reti. Ecco, credo che il punto dolente in Italia, non voglio essere disfattista, ma è che queste sono tutte iniziative che sono nate a macchia di leopardo e in modo volontario. È nata e c'è una grossa competenza in questi centri. Io ci lavoro da 20 anni a Monza e altri, in Italia ce ne sono almeno altri 100 come il nostro, però non manca il coordinamento, manca la decisione a livello istituzionale, manca qualcuno che faccia presente questa cosa dei costi, perché noi andiamo ripetendo i costi che sappiamo degli altri paesi, ma in Italia non c'è stato nessuno che li ha raccolti ancora, c'è stata un'unica indagine Istat. Siamo noi gli unici che abbiamo dei dati e che sono dati parziali, perché sono raccolti sempre spontaneamente. Quindi il mio problema è, speriamo che questa fondazione possa smuovere le sfere più alte, perché ci vuole appunto una cosa a livello istituzionale, perché così rischiamo di perdere una serie di energie, una serie di competenze che è veramente un disastro perdere, mentre gli advisor come avete iniziato voi potrebbero anche essere trovati qui, in questi luoghi che già hanno elaborato una serie di valutazioni, di formazione su questo. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Natoli e faccio anche la giornalista. Vorrei solo sapere come funziona questo aiuto che viene dato alle vittime e nell'ambito lavorativo, cioè io non capisco esattamente cosa accade, come la protezione viene gestita e quindi qual è il vantaggio concreto della persona al di là di quello che si può immaginare in modo vago, insomma. Grazie. Can I answer the first lady who spoke? Can I say how encouraged I am to hear what you say?
Because your position here in Italy was exactly the position that we were in the United Kingdom. Simonetta and I were seen as the, amongst many others, one of the campaigning, the monstrous regiment of women who were knocking on the door about this issue for many years. And we were getting no support. In the 18 years of the last Tory government, nothing was done. And so when we came into government in 1997, we were determined to make a difference. And that is why we have highlighted partnership. Because although we were working so hard in the non-governmental sector, we couldn't make the leap that we needed to make, because we needed all the institutions to be able to work with us. We couldn't do it on our own. I believe that having had the advantage of going to see the President, Laura Baldini, together with other parliamentarians, they have the appetite to do this in Italy, and the drive and the commitment. The signing of the convention here will be fantastic, because the Istanbul Convention is not like other conventions. Other conventions are expressed with great beauty and charm and theoretical potency and have no practical application whatsoever. The Istanbul Convention is not a thing of beauty, but it is a thing of effectiveness, because it is a really creative tool. So I think at this moment, with the commitment that's coming from the new government, from the fact that the media are highlighting this as a huge issue, the passion that there already is within the non-governmental organization, and the opportunity to work with the university here in Milan as a start, and the hope that we will in future be able to create some form of body to do the work similar to that which is done by EDV here in Italy, make an associate body of EDV Global Foundation, that we will together be able to make the change we wish to see. That's number one. So I want you to be of good courage, because it started today. And we will win. We will succeed. This is not an option to fail. Failure is not in our lexicon of words. So that's number one. Vorrei rispondere prima alla signora della ONG. Sono molto incoraggiata da quello che sento. La vostra posizione dimostra che com'era la situazione nel Regno Unito. E per anni io e Simonetta siamo state viste come il mostruoso reggimento di donne che bussava alle porte per 18 anni del governo conservatore. Non siamo riuscite a fare niente. Quando sono arrivati i laburisti, siamo arrivati al potere nel 1997, eravamo determinate a fare la differenza, e per questo dico che è tanto importante la partnership. Le organizzazioni non governative fanno tanto buon lavoro, ma da sole non riescono a fare il salto di qualità necessario con l'appoggio delle istituzioni. Sono molto ottimista perché l'incontro con la Laura Boldrini e altri parlamentari, ho visto che hanno appetito, hanno lo spirito, l'impegno per far sì che succeda. La firma della convenzione qui è una cosa fantastica. La convenzione di Istanbul è una convenzione diversa dalle altre, non è come quelle che sono tutte belle parole e niente fatti. Qua c'è un impegno, e spero che il nuovo governo italiano, che vuole implementarlo, l'attenzione della media, dei media, la passione delle ONG, la possibilità di lavorare qui con l'Università a Milano, sono tutte una cosa, si spera di poter creare un corpo per lavorare insieme qui
con la Bicocchi fare un'associazione con l'EDV Global, la Fondazione Globale, possiamo cambiare le cose. Dico coraggio, il cambiamento è cominciato oggi, vinceremo, non esiste l'opzione di fallire. Non è nel nostro lessico. The second question, why should business do this? It's because when we looked at the economic cost I told you about earlier of 2.7 billion, we were able to identify how that already impacts upon the profitability of businesses in our country. I mentioned that one in four women and one in six men suffer from domestic violence at some stage in their lives. If you are a company and you employ people and not machines, you are already suffering the disadvantage on your profitability of having people who are affected by domestic violence. 75% of the abuse of a victim who is in work takes place whilst they are at work, texting, emailing, following, harassing. It affects the performance of both the victim and the perpetrator. If the perpetrator is concentrating on pursuing and abusing their partner, they tend to concentrate less on their job. On many occasions, the work car is used to drive to see the victim, to terrorize the victim. So things that should be used for the employer's purposes are quite often used to persecute the victim. Victims are, on average, late for work 4 or 5 times a month. They're absent from work 4 or 5 times a month. Their productivity is normally adversely affected. Their concentration is poor. Now, all of these are having an impact on the functioning of the companies for which they work. Many of them will be highly skilled individuals in whom the company has invested a great deal of money for their training and for their improvement. If that person leaves the company, they will have to replace them. In order to replace them, they will have to spend money on headhunters, on advertising, on securing a new position. Many of the people who are victims will have built up a cadre of clients who may be lost to the company if the person leaves. So the financial cost to business is considerable. And I describe it as a tax which is currently being paid by every business who employs human beings. So if you are a business who employs human beings, you really have a choice. Do I wish to continue to pay the domestic violence tax, or do I wish to do something about it? For those businesses who have chosen to do something about it, they have found that their profitability has increased. The retention of their staff has increased, and the health and well-being of the people who work for them has also increased. Now, those are not soft, fluffy, idealistic reasons. They're hard-edged business reasons. And usually I find when I am able to explore those hard-edged business realities with businesses, they normally say, but Patricia, why are you talking about economics? This is a matter of culture, of heart, of beauty, and of course morality. But the morality is normally only seen after they understand the economics.
Avete chiesto una seconda domanda, come vengono coinvolte le aziende. Come ho detto prima, il costo economico della violenza domestica si può valutare sui 2,7 miliardi l'anno, che impattano sul profitto aziendale. Se abbiamo una donna su 4, un uomo su 6 che sono vittime, e se l'azienda dà lavoro a persone non a macchine, vuol dire che dà lavoro a persone che sono vittime, anche a persone che sono aggressori. Tra le vittime che lavorano, il 75% degli abusi avvengono in orario lavorativo. Al lavoro ci sono messaggini, ci sono le email, pedinamenti, stalking, e tutto questo ha un impatto sulla resa in azienda sia della vittima che dell'aggressore. Spesso, ovviamente, mentre l'aggressore fa queste cose non sta lavorando, magari usa l'auto aziendale per andare dalla vittima, che è un uso improprio del bene aziendale. Statisticamente le vittime arrivano in ritardo, sono assenti dal lavoro 4-5 volte al mese, la produttività, la concentrazione diminuiscono, e questo quindi per l'azienda è un costo. Spesso le vittime sono dipendenti di successo sui quali la società ha investito per la loro formazione. Se vanno via devono sostituirli, devono pagare i cacciatori di testa, devono fare inserzione. Magari le vittime hanno dei clienti, un portafoglio clienti che si portano via. Quindi io dico alle aziende che già adesso praticamente pagano un'imposta, è l'imposta della violenza domestica. Tutte le aziende che danno lavoro alle persone e non alle macchine pagano questa tassa. Io gli chiedo: volete continuare a pagare questa tassa o volete fare qualche cosa? E chi l'ha fatto ha visto il profitto, la fedeltà dei dipendenti, il benessere generale in azienda aumentare. E queste cose che dico non sono concetti idealistici, irreali, sono fatti, sono soldi, sono realtà economici. Io quando ne parlo con i direttori d'azienda mi chiedono: ma perché parli di questioni economiche? Questa è una questione di cuore, di moralità, di cultura, è molto importante fare questa cosa perché ci crediamo. Però io noto che questa storia della moralità viene fuori solo dopo che hanno capito l'impatto economico che avrà. Io credo che dobbiamo chiudere qui. Se qualcuno vuole inviare qualche domanda, sicuramente il nostro ufficio stampa le raccoglie e poi le trasferisce. Abbiamo un sito. Ok, allora adesso passo la parola alla collega Calloni che vi dà i dettagli prima di chiudere questo incontro. Allora, io sono un'avvocata della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, un centro antiviolenza di Milano, e la domanda che mi sorge è se per avere accesso al sostegno delle DV e del MARAC è necessario denunciare intendo proprio all'autorità pubblica, nel senso che pratica dell'associazione della Casa delle Donne Maltrattate invece è lasciare alla donna la libertà di denunciare o meno. È una pratica in cui crediamo molto. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che volevo fare, se c'è spazio per la risposta, è se che atteggiamento ha l'EDV rispetto alla mediazione, espressamente vietata dalla Convenzione di Istanbul, ma che è una pratica molto diffusa perlomeno dal Tribunale di Milano e presso il Comune di Milano. La mediazione tra le parti è una pratica diffusa e vorrei sapere, tra vittima e persecutore, vorrei sapere la vostra posizione. Grazie. Some people are saying that the courts impose. The first thing to say is that the information about the multi-agency risk assessment conferences is generally available, and there are websites and other information which I hope we'll be able to give to you so you can look up how it works. The model was first developed in Cardiff,
and the Cardiff model of multi-agency risk assessment is the best. In order for anyone to get help, they have to identify themselves as being in need of it. But what we did is we looked at where people go, because we understood that when a victim comes forward, sometimes they only have the courage to do it once. And if help is not given to them on that occasion, they never come back. So what we've tried to do is to look at where the victim goes. And we did this by working with victims and asking them, who did they tell? And through identifying the people they told, we started training for all those people. That's why now in London, you cannot become a black cab taxi driver unless you go through domestic violence training. It's part of their license. Why? Because who picks you up when you're running away from your violent partner? Usually a taxi. We trained locksmiths. Why? Who comes to the door when your house is broken into and you have to refix the lock? It's a locksmith. We're training firemen, because who comes to rescue you? And we want people to see. So that's a really important issue in terms of how we go forward. Those trainings have been very important. I can't remember what the second question was now. Mediation. I am not in favor of mediation between a victim and a perpetrator. The whole nature of domestic violence is a question of power imbalance. The phenomenon of domestic violence is usually the perpetrator says, I am very sorry. I will never do this again. If you come back to me, I will be better. And usually we know that does not happen. It gets worse and worse and worse. So to have a process which says to a victim who has at last had the courage to come forward, we will mediate with your perpetrator because he says he is very sorry and he will never do it again. I'm afraid after doing this job for almost more than 35 years, I'm tired of I'm sorry. I like to see a little contrition, and I do not think mediation in the case of domestic violence cases is appropriate. And I am wholly unrepentant for being one of those voices who basically said, hell will freeze over before mediation gets into the Istanbul Convention articles. Le informazioni sui MARAC sono disponibili sui siti dove potete vedere esattamente come funzionano. Indico soltanto che il modello Cardiff è quello che funziona meglio di tutti, vi consiglio di guardare e documentarvi sul modello Cardiff. E per aiutare le persone, e per essere aiutati, devono qualificarsi quali bisognosi di aiuto. E per sapere come aiutare le persone abbiamo dovuto vedere dove va la vittima, chi è la persona a cui raccontano il loro problema. Molte persone hanno una sola volta il coraggio di fare la denuncia, se non vengono aiutati quella volta non tornano più. Quindi, lavorando con le vittime abbiamo chiesto a chi l'hai detto per primo. Abbiamo identificato queste persone e le abbiamo formate. Quindi abbiamo formato a Londra per avere la licenza di tassista. Deve aver fatto formazione alla violenza domestica. Perché? Perché lì chi scappa dal marito violento è facile venga preso da un tassista, il fabbro,
perché viene il fabbro a cambiare le serrature quando nella tua casa è entrato il violento o quando devi cambiare le serrature. I pompieri, perché ti vengono a salvare in certe situazioni. Quindi è importante la formazione di tutte le persone che vengono a contatto con le vittime. Sulla mediazione, no. Io ritengo che la natura della violenza domestica è una questione di rapporti di potere disuguali. L'aggressore, quando si cerca di mediare, dice: mi spiace tanto, non lo farò mai più, se torni sarò diverso. Invece succede proprio il contrario. Abbiamo tanta esperienza e dobbiamo rispettare il coraggio di chi ha fatto la denuncia e non dobbiamo andargli a dire no dai che non lo farà mai più. Io ho oltre 35 anni di esperienza e sono stufa di sentir dire mi spiace. Dire che gli spiace non basta. E io sono una di quelle voci che ho detto che si geli l'inferno prima che si metta una clausola sulla mediazione della Convenzione di Istanbul. Can I just say one last thing about the gender issue? Because I'm not sure whether I said it in this forum, though I did say it earlier. This is really an issue where we need good men and good women to work together. This is not one gender against another. I am the daughter, as I've made clear, of the greatest feminist I've ever known, and he was my father. Born in 1912 and the father of 7 boys and 5 girls. I grew up believing that men were wonderful. They were kind and generous and loving and good and supportive. Until I was 21, I believed that all men were like that because that had been my experience. The shock I felt when I discovered that not all men treated their wives as my father treated my mother, and not all brothers were as kind and as supportive as mine, was great indeed. I am the 10th of my parents' 12 children. And that is what has spurred me on since the age of 21. I became a lawyer at 21, and at 21 I didn't realize how young that was. I thought I was a real person, all grown up. And the shock has remained with me my whole life. And I will not stop, and I hope you will not stop, until the reality that I grew up in becomes the reality and heritage for every child, be they male or female. So I'm going to end as I started, by thanking you. I hope, as Samet says, that if you do nothing else, the next time you ask somebody, how are you, that you'll hang around and wait for the answer. Thank you very much. Un'ultima cosa volevo dire è che la violenza domestica non è una questione di genere, forse non l'ho detto. Abbiamo bisogno di bravi uomini oltre che brave donne. Non è una questione di un genere contro l'altro. Il più grande femminista che abbia mai conosciuto è stato mio padre, classe 1912, padre di 7 maschi e 5 femmine. Io sono cresciuta credendo che tutti gli uomini fossero buoni, generosi, amorevoli, che davano un supporto. Fino a 21 anni ho creduto questo, perché questo era l'esempio che vedevo. È stato uno shock tremendo scoprire che non tutti gli uomini sono con le donne come era mio padre con mia madre e come erano i miei fratelli con me. Io sono l'undicesima di 12. E questo che mi ispira, questa vita che ho conosciuto. Io a 21 anni sono diventata avvocato, mi credevo adulta. Eppure ancora oggi sono scioccata da quel che ho scoperto del mondo. Non mi fermo, non fermatevi voi, finché non possa essere la cultura di tutti di vedere la vita con gli uomini e le donne in questa cosa.
Concludo ringraziandovi ancora e usando le parole di Simonetta per dire: se non fate altro, la prossima volta che chiedete a qualcuno che incontrate, una donna che incontrate, come stai, aspettate di ricevere la sua risposta. Bene, allora due parole in conclusione, che perché ci si chiede cosa si fa ora. Allora, quello che si fa, come è stato detto, grazie ai proventi di questo libro, abbiamo per un anno avremo una persona che ci assisterà, cioè la dottoressa Giorgia Serughetti, che risponderà a tutte le domande all'indirizzo edvitaly@gmail.com. Telefono per ora, poi prenderemo uno dedicato, 02 6448 7585. Io sarò la referente appunto in Italia della fondazione, e quindi quello che faremo è dare informazioni su cosa è il metodo Scotland, quali sono i VARA, qual è il migliore esempio, come può funzionare, e da parte noi ci impegneremo anche a fare un piano di lavoro con la Global Foundation che possa in qualche maniera implementare anche in Italia questo mezzo, quindi anche delle, non so, degli studi sul rischio, come stanno facendo le nostre colleghe con il Tribunale di Milano, oppure anche raccogliere delle statistiche, far partire un osservatorio, cioè riuscire a dare degli strumenti che poi anche il governo, le istituzioni, le associazioni possono operare per fare un progetto olistico, perché il progetto di Patricia Scotland è olistico ma è contestualmente applicabile in ogni paese gestendolo. Ecco, quindi io sono a disposizione, però ovviamente io vorrei appunto finire con Together We Can, e cioè dire che nessuna operazione, nessuna iniziativa può essere coronata a successo se non ci sono le forze di altre persone. Allora io volevo ringraziare le colleghe che ci hanno aiutato anche nel libro con statistiche e questioni legali, e cioè la professoressa Claudia Pecorella e la professoressa Patrizia Farina, ovviamente anche Giorgia Serughetti per averci aiutato, e naturalmente poi gli operatori, i lavoratori di Bicocca e gli impiegati, l'ufficio stampa, l'ufficio delle relazioni internazionali, l'ufficio della ricerca e tutti coloro che hanno reso possibile, dico in generale, ecco, anche giovani ricercatori, perché ci hanno aiutato nel metterlo a punto. Ovviamente ringrazio anche Lorraine che ci ha accompagnato in questi due giorni nella traduzione, si è molto informata, ha studiato molto per poter tradurre in maniera adeguata, e naturalmente io sono anche debitrice ai colleghi della EDV Global Foundation, e oltre che dell'assistente anche della Baroness Scotland che è qui presente, il dottor Oliver Murphy, che è il segretario, che quindi gestirà anche, visto gli impegni della Baronessa Scotland, il dottor Murphy gestirà con me anche le relazioni. Ovviamente devo ringraziare anche la CEO, cioè la responsabile della EDV Global Foundation, che non può purtroppo essere con noi, avrebbe dovuto esserci, che mi ha molto aiutato con tutti i documenti, che è Deborah Jameson, e anche Anne Cooper, che aveva permesso questo inizio che è stato complicato, ma alla fine ce l'abbiamo fatto, perché ci teniamo troppo all'obiettivo per poterci lasciare in qualche maniera abbattere da quelle che possono essere poi delle questioni assolutamente superabili, perché l'obiettivo non deve essere assolutamente dimenticato, e quindi di lavorare assieme. Io ringrazio tutti quelli che non ho citato e me ne dispiace, e che comunque sono compresi nei ringraziamenti, e ovviamente siamo tutti presi in questo obiettivo comune, e yes, together we can. Thank you, Baroness Crosser, for coming, and thank you, Mrs. Aniello Horby, for coming too with us. Thank you. Allora, attualmente, siccome non era da oggi, siccome non era ancora partita, perché è oggi che parte l'associazione, per ora è il mio numero 02 6448 7585, però presto avremo un numero dedicato, perché da oggi parte il progetto.
Sì, la signora giustamente dice che abbiamo scelto qui di essere non al funerale di Franca Rame, forse bisogna dire chi era Franca Rame. Ok. Ancora, è proprio nome di una vittima, come era stata Franca Rame, che era stata stuprata ed era stata anche torturata per le idee politiche e che ne aveva fatto un'arte per rielaborare il lutto, e anche a suo nome, che oggi nel giorno triste del suo funerale invece è una eredità che noi tutti abbiamo, e quindi anche a nome di Franca Rame, che è di Vippo, parlare anche a suo nome. Grazie.